Giusto un paio di parole per contestualizzare questa conferenza. Voi avete trovato sulle schede questi cartoncini che hanno questo titolo Patrimoni, Paesaggi, Idee, BC Incontro. Allora, questa conferenza si inserisce all'interno di un ciclo che è il quarto appuntamento dal mese di maggio. Questo ciclo di conferenze che è un nuovo ciclo di conferenze si inserisce nella tradizione dell'IBC, che ha assolutamente una consuetudine in questo tipo di iniziative. E, rispetto al passato, abbiamo voluto dare una forma più strutturata appunto a questa serie di iniziative culturali che l'IBC fa, con l'idea più strutturata e più stabile nel tempo, quindi è un progetto a lunga durata. Un progetto per ragionare sulle trasformazioni culturali in atto attorno appunto ai temi del patrimonio e dei patrimoni e dei paesaggi coniugati al plurale, declinati al plurale, proprio perché le idee sono tante, in continua evoluzione e trasformazione, e quindi noi ci interessa moltissimo osservare, capire, comprendere, lo facciamo con gli esperti dei diversi settori. Se vedete nel programma che qui avete trovato, che è il programma del prossimo mese di giugno, ci sono poi dei sottotemi, dei sottofili che vogliamo sviluppare, perché il tema del patrimonio, del paesaggio è altissimo. La conferenza di oggi l'abbiamo inserita nel sottotema Riconoscere i paesaggi. Anche qui due parole per spiegare quali sono i nostri obiettivi. Il paesaggio è una dimensione culturale, quindi esistenziale, noi non la possiamo racchiudere in una definizione, è però indagabile ovviamente, e allora il complesso rapporto dell'uomo con la natura noi lo vogliamo sciogliere, sgranare, analizzare, approfondire, perché non lo possiamo raccogliere dentro un'unica disciplina, come spesso abbiamo visto fare, o dentro un unico pensiero, un'unica definizione. L'IBC si occupa del rapporto dell'uomo con la natura in moltissime declinazioni. Chi ci segue, chi ha avuto a che fare con noi lo sa: il paesaggio in senso storico, i beni paesaggistici in senso più proprio, in relazione alla loro tutela, i beni naturali, tutta l'attività che facciamo con gli alberi, sugli alberi monumentali e sulla flora spontanea, e sui giardini, di cui appunto parliamo oggi. Allora, giardini. Di nuovo qui una molteplicità di significati, sono diciamo significati soggettivi, oggettivi, e allora i primi che vengono in mente sempre è il giardino come luogo artificiale, come luogo della natura, e cos'è? Sono tutte e due le cose insieme. È il luogo del paradiso, ma è anche il luogo del mistero. Nel giardino c'è la bellezza, però nel giardino c'è anche il ciclo della vita e della morte, perché nel giardino le piante vivono, poi muoiono, poi vengono sostituite. È il luogo della poesia, però è anche il luogo della vita quotidiana. E poi possiamo anche indagare dal punto di vista più diciamo oggettivo sulla sua forma, e quindi abbiamo il giardino come orto sconcluso, quindi il luogo intimo, dove ciascuno va a raccogliere le sue idee, a rappresentare il proprio rapporto con la natura, però c'è anche il parco nella dimensione vasta, è talmente vasta che include all'interno il territorio. E poi c'è quello che viene classificato in verde urbano, che è tutto ciò in qualche modo che possiamo considerare non costruito, che però attende ancora delle definizioni e delle interpretazioni. Allora, il tema di oggi è progettare la natura in città. L'urbanistica ci ha abituato a un'idea del verde urbano come opera compensativa. Se ci sono insomma dei tecnici qui, sanno che quando si realizza un'infrastruttura di qualsiasi natura, poi chi la fa è obbligato a fare delle opere compensative, che sono quelle del verde, per cui sono le aiuole, sono quei bordi sulle scarpe
scappate delle autostrade, e è entrata un po' l'idea che il verde in città sia compensativo, quindi di qualcosa per risarcire qualcosa. Per risarcire qualcosa che abbiamo perso, per risarcire il nostro senso di colpa, forse, probabilmente. Ecco, ma non è sempre così, ovviamente. Il verde in città ha un ruolo molto diverso, deve avere un ruolo molto diverso, spetta a noi in qualche modo riconoscerlo questo ruolo, e quindi questo verde, il verde che sta nelle città, non può essere appunto solo qualcosa di compensativo di altro. Questo tema Chiara Santini lo indagherà, ovviamente per il suo ambito di studio, che sono i giardini francesi. Allora, Chiara Santini, come avete visto nell'invito, è docente e ricercatrice di storia dei giardini presso la Scuola Nazionale Superiore del Paesaggio di Versailles. Studiosa, ricercatrice, docente, si è laureata a Bologna, però, quindi noi la riabbiamo, ce l'abbiamo in prestito per qualche giorno. Laureata a Bologna con Lucio Gambi e con Carla Giovannini, e sempre a Bologna in collaborazione con la Scuola degli Alti Studi di Parigi si è dottorata in storia moderna, e la sua tesi di dottorato, la sua tesi di laurea, la sua tesi di dottorato è stata proprio sui cantieri dei giardini di Versailles, e diciamo che da allora non ha più smesso di occuparsi di questo tema, e dal 2007 è appunto alla Scuola Superiore del Paesaggio di Versailles, quindi è decisamente un'autorità in materia, ed è un grande piacere che la ascoltiamo, e diciamo che la sua esposizione sarà circa in un'ora, e così abbiamo un po' di tempo poi per fargli le domande, perché diciamo approfitterei della presenza della professoressa Santini, perché è veramente una maniera non solo di sapere, ma anche di esperienza, appunto, in una scuola così importante e anche unica come quella di Paesaggio di Versailles. Grazie. E la parola a Chiara. Buonasera, intanto io ringrazio. Ringrazio Laura Moro per avermi invitato, per me è una grande gioia essere qui, perché come avete sentito mi sono laureata con Carla Giovannini e Lucio Gambi, e Lucio Gambi è stato presidente di questo istituto, e quindi arriva su un pensiero, anche perché hanno avuto un ruolo molto importante nella scelta di lavorare sul paesaggio. Allora, prima di tutto vorrei inquadrare l'argomento, perché appunto, come l'architetto Moro diceva, quando si parla di giardini pubblici, di giardini, si usano molti termini, e voi vedrete che io ne userò molto poco, perché ne userò solo alcuni. Non parlerò per esempio di spazi verdi. Spazio verde è una definizione che abbiamo scelto la Scuola del Paesaggio di non utilizzare mai, perché è una parola molto scivolosa, nel senso che in francese, ma insomma, lo adotto anche in italiano, è una definizione che viene data alla presenza di vegetali in città, ma in senso funzionale, come, cioè, proprio per recuperare in qualche modo una, per farsi perdonare l'infrastruttura. Allora, lo spazio verde è per me il contrario del giardino. Lo spazio verde è un luogo piantato con una sola funzionalità, quella di essere piantato. Il giardino è un luogo che è creato per tantissime finalità, una delle quali è quella di essere piantato, perché uno degli elementi che lo compongono è il vegetale. Vedrete alla fine della mia presentazione che ci sono giardini senza piante,
ci sono giardini completamente minerali, ci sono giardini che raccontano il giardino senza per forza avere bisogno di tutta la decorazione vegetale. Chiaramente è una provocazione, nel senso, questo per dirvi che il giardino per me, per noi della scuola del paesaggio, è un luogo recintato, chiuso, all'interno del quale si ricrea il paradiso. Dico paradiso nel senso etimologico del termine, paradison, cioè come utilizzato nella letteratura greca, cioè il luogo che raccoglie tutte le bellezze del creato. Nel giardino si ricrea uno stato di perfezione, che è la perfezione della natura e la perfezione dell'uomo all'interno di quella natura. Se non teniamo in conto questo aspetto, non capiamo il valore, e qui penso ancora al Giovanni, il valore civile dell'arte. Il giardino pubblico, tutti i giardini, ma in particolare il giardino pubblico, perché è espressione dei poteri pubblici, ha un valore civile. Il valore civile che ci rende cittadini nello spazio pubblico e che in qualche modo ci rende uomini in mezzo a un mondo del quale noi siamo partecipi, nel quale viviamo e del quale facciamo parte in quanto esseri biologici. Allora, arriverò a spiegare tutto questo, però era importante definirlo perché quando si parla di natura e città si ha sempre l'impressione, in Francia in particolare, oggi sono molte politiche sulla creazione di vari tipi di progetti per riportare la natura in città come se fosse una scoperta. Città e natura sono due parole antitetiche. In tutta la storia moderna, Brodel ci insegna, è la storia della città che si sottrae alla dipendenza in qualche modo della campagna. La città è il contrario della campagna. Cercare la campagna in città è un controsenso. Cercare la natura in città non è un controsenso, perché invece la natura in città c'è sempre stata. Allora vi mostro un'immagine che mi commuove ogni volta, perché è nella Pinacoteca della Galleria Nazionale delle Marche, io sono romagnola, quindi mi è capitato spesso di vederla, questa tavola, quindi è la città ideale, e quindi è una tavola del XV secolo che rappresenta quanto di più perfetto, quanto di più misurato, geometrico, razionale, quanto di più rassicurante nel Rinascimento si poteva immaginare come luogo dell'abitare. Nel Rinascimento, quando si pensa alla natura, si pensa alla natura classica, quell'idea là di natura, e non si pensa certo alla natura alla quale pensiamo noi oggi, perché fuori dalle mura della città c'è il contatto, c'è il bosco e c'è una natura che è pericolosa spesso. Allora, in questa città che sembra tutta minerale, se guardiamo bene, la natura è dappertutto. C'è il paesaggio sul fondo, certo, ma c'è tutta questa natura che sono gli alberi, i topiari, sono gli alberelli, i topiari, sono i vasi, che raccontano un rapporto di artificio con la natura e di presenza costante come elemento di decorazione, ma anche come elemento di composizione della natura nella città. I primi giardini pubblici della storia d'Europa, perché ci siamo anche esempi romani, sono meno attestati, sono i più famosi in ogni caso, sono quelli della Villa dei Medici a Roma, giardini privati ma lasciati aperti dal loro proprietario perché chiunque potesse approfittare delle bellezze di questo giardino in cui il canonico di Toscana, nato De Medici, esponeva le sue collezioni d'arte. La natura nella città, anche per garantirne la vita, cioè allora qui vedete un affresco di Ignazio Danti, questo siamo nella Galleria delle Carte del Vaticano, è la città di Roma, e vedete che l'abitato è molto ridotto rispetto al circuito delle mura, e ciò è fatto perché la città si deve poter difendere, quindi deve essere indipendente in qualche modo dal contatto nel caso di un'invasione, e quindi all'interno della cinta muraria si ritagliano giardini, ma soprattutto orti che possono produrre il necessario per la sopravvivenza della città. Poi sarà la città che, ingrandendosi fino alla cinta muraria, lottizzerà tutta questa natura. Questa è una mappa del Blau di Bologna, e la storia di Bologna è quella
è la storia tipica delle città italiane, ma anche di molte città, altre città europee, cioè una città che cresce all'interno di una cinta muraria più grande del centro abitato e che un po' alla volta recupera, costruisce tutto l'interno delle mura e poi si comincia a espandersi al di fuori delle porte. Questa è una parcella del quartiere parigino di San Michel e vedete come qui siamo all'interno della città. Avete per esempio la Rue de l'Enfer, quindi è una delle i primi boulevard seicenteschi, e su facciate, sulla strada completamente costruite, all'interno avete tutte parcelle di giardini, di orti, di frutteti. E questo è un po', ho scelto questa carta perché non è molto conosciuta, ma è un po' la storia di tutte le città europee, per quanto voi avete l'esempio di un abitato molto serrato e uniforme sulla strada, poi all'interno ci sono molti giardini privati. Il giardino è anche un luogo di socialità. Allora, questo è un quadro di Gainsbourg a New York, e nel Settecento, ma anche in realtà comincia nel Seicento, si scopre, i primi studi di medicina, timidi studi di medicina cominciano a spiegare che l'attività fisica è utile per restare in buona salute e che se si pratica l'attività fisica in un luogo con degli alberi, quindi un luogo piantato, possibilmente un giardino, questa attività è ancora più salutare. Quindi nasce la pratica della passeggiata, che però al di là del fatto di essere una pratica medica, cioè quindi fare dell'attività fisica per stare bene, per essere in buona salute, è una pratica sociale, nel senso si va nel giardino per mostrarsi. C'è tutto un codice della passeggiata, a partire dalla passeggiata delle Tuileries, che sarà una delle più famose in Europa, ed è quello che poteva essere in altre città italiane, non so, penso a Firenze, il corso. Si va sul corso per mostrarsi, perché nel giardino la circolazione è totalmente regolamentata e quindi non si rischia di finire in modo molto semplice sotto le ruote di una carrozza. Allora, per farvi un esempio, Rousseau nel suo diario scrive: è una settimana che non mi presento, che non vado a passeggiare nel giardino del Palais Royal, tutta Parigi dice che sono morto. Nel senso, non essere nel giardino, non praticare l'attività sociale della passeggiata significa non esistere più. Quindi vedete il ruolo profondamente urbano del giardino. Urbano fino al punto di essere un ruolo sociale, ma che diventa il ruolo di una socialità che rivoluziona le regole. Allora, questa è una... vi ho scelto questa, che è il centro del Jardin du Roi, che è il Jardin des Plantes. A Parigi siamo alla fine del Settecento, nel 1795, all'epoca della Rivoluzione Francese, e questo giardino, che era il vecchio orto botanico reale, diventa un giardino pubblico, l'attuale Museo di Scienze Naturali, proprio all'epoca diventa Museo di Scienze Naturali. E la cosa interessante è che vedete diversi personaggi che passeggiano nei viali del giardino, e in uno in particolare, là in basso, ci sono queste tre donne sole, sedute su una panchina, una bambina con una bandiera della Repubblica e le due donne che stanno leggendo un giornale. Allora, donne sole in un giardino sedute su una panchina, fino a prima della Rivoluzione facevano una sola cosa, che non era quella di leggere il giornale, e normalmente non si faceva accompagnare delle bambine con dei simboli della Repubblica. Quindi vedete, diventa il luogo della rivendicazione di un'individualità, che è quella della donna in questo caso, che diventa attore dello spazio pubblico, perché durante la Rivoluzione Francese la donna diventa cittadina. Cioè, la dichiarazione dei diritti della femme, della citoyenne de l'Homme de Gouges, sarà uno dei documenti cardine della rivendicazione del ruolo della donna come entità singola, sola e indipendente di fronte alla legislazione. E il giardino è il luogo in cui questa individualità può mostrarsi. Ma il giardino è anche il luogo del progetto. Oggi si parla tanto di giardini sui tetti, in particolare a Parigi, ma qui avete un progetto del 1791 che in parte è stato realizzato, è lo Château des Dames a Parigi, e vedete bene che ci sono
c'è tutta una struttura di giardino su terrazze che finisce poi con un giardino sul tetto, fino a un giardino che addirittura copre un braccio della Senna. Questo è un progetto dell'inizio dell'Ottocento, del 1836, e l'idea è di coprire il braccio della Senna su che va tra l'Io della Cité e la Rinconcia, perché tutto in fondo, là vedete Notre Dame, vedete che non ha la flash. Allora, Notre Dame e l'edificio che vedete qua vicino, non so se riesco a farlo vedere, è un ospedale, è l'ospedale di Notre Dame, che era costruito su arcate sulla Senna. Allora, poneva grossi problemi di igiene pubblica, perché essendo un ospedale, tutti i liquami dell'ospedale erano direttamente gettati nel fiume. Parigi non ha avuto un sistema fognario fino al 1850-60 e l'unico circuito dell'acqua pulita e non pulita era quello della Senna, quindi potete immaginare che problemi fossero per il quartiere. Allora, la natura in questo caso serve anche come progetto, nel senso, copriamo questo braccio della Senna, costruiamo un sistema idraulico che permette di separare le acque, quindi di rimettere in circolo quelle pulite e quelle no, e trasformiamo questo braccio della Senna in una passeggiata. Allora, questo per dirvi che la natura è presente in città da sempre, in particolare rappresentata nel Rinascimento, e che ha differenti valori, ha un valore quindi di progettuale, ha un valore sociale, è un valore di presenza completamente artificiale, personale, familiare, dal momento in cui diventa la natura che si espone sul balcone di casa propria. Qui però non sto parlando ancora di giardini pubblici, perché il giardino pubblico nascerà solo nella metà dell'Ottocento. Tutti i giardini che abbiamo mostrato fino adesso sono giardini che possono essere pubblici, nel senso aperti al pubblico, ma aperti al pubblico nella misura in cui il loro proprietario li apre secondo degli orari e delle regole proprie. Persino il giardino più pubblico di Parigi, quello delle Tuileries, è un giardino reale e c'è un regolamento. Al di là degli orari di apertura e di chiusura, che sono quelli tipici di qualunque spazio pubblico, ci sono certe persone che non possono accedere al giardino. Non possono accedere, il personale di servizio non può accedere, non possono accedere i vitari, non possono accedere le persone accompagnate da animali, eccetera, eccetera, non possono accedere le prostitute, non possono accedere differenti categorie di persone. Il giardino pubblico invece è un giardino che è aperto a tutti senza discriminazione, secondo degli orari. Il giardino pubblico è lo spazio pubblico, è uno spazio pubblico chiuso, cinto da mura, a volte sì, a volte no in realtà, piantato, diciamo, quasi sempre, ma è in ogni caso lo spazio pubblico. L'arte del giardino pubblico, sapere costruire un giardino pubblico, che è il lavoro del paesaggista, è quindi un'arte civile. È la costruzione cosciente e finalizzata con un valore civile dello spazio della comunità, dello spazio di tutti. Allora, questa idea nasce nella metà dell'Ottocento, nel caso della Francia, a Parigi. Questo è l'abbiamo trovato poco tempo fa negli archivi dell'Hôtel de Ville. Questa è un'immagine del boulevard Saint-Michel. Questa idea di trasformare la natura in uno degli elementi di costruzione della vita, della città, del progetto della città, nasce da questi tre personaggi. Allora, il primo è Napoleone III, il secondo è il prefetto della Senna, Georges-Eugène Haussmann, e il terzo è un ingegnere dei ponti e delle strade che si chiama Adolphe Alphon. Credo che qui più o meno tutti vi abbiate sentito parlare di Haussmann, quindi non mi dilungherò troppo. Vi dico solo che in questo gioco di tre personaggi, i due meno conosciuti sono probabilmente i due che hanno avuto il ruolo principale nella costruzione di questi spazi pubblici, e che sono Napoleone III e Alphon. Non dimentichiamo mai che Haussmann ha una carica di polizia, non era un architetto, non ha mai disegnato nulla, e gli è attribuita una città, la Parigi di Haussmann, anche se in realtà il periodo in cui è stato in carica è durato 17 anni, e certo 17 anni non si trasforma in una metropoli.
Diciamo che Osman è stato il capo della grande amministrazione che ha messo in essere questo progetto. L'inventore è Napoleone III, che invece era un grande appassionato di giardini e aveva vissuto tutta la sua vita in esilio, in particolare in Inghilterra. Sapeva disegnare, peraltro, e per lui era importante la trasformazione di questa città perché è una storia lunga, ve la racconto un attimo perché è proprio una bella storia. Allora, Napoleone III è il nipote di Napoleone I, è molto piccolo, viveva a corte con suo zio in realtà, era il figlio della reina Hortense, che era figlia adottiva di Napoleone I. Quando Napoleone I decade e poi morirà a Sant'Elena, tutta la famiglia Bonaparte viene esiliata dalla Francia a Drebito. E quindi Napoleone III, il giovane Luigi Napoleone, passa tutta la sua vita in esilio tra l'Olanda, il Belgio, l'Italia e l'Inghilterra. È un po' una testa calda, nel senso che si appassiona tantissimo per gli ideali socialisti, quindi fa il giro dell'Europa attaccandosi un po' a tutti i moti rivoluzionari dell'epoca, e fa anche dei lunghi periodi in prigione. E in questi periodi in prigione studia, scrive e ha un sogno. Lui, che ha visto tante città, ha questo ricordo di Parigi come una città nera, una città con un centro città completamente medievale ancora. E più visita le città tedesche, più visita le città inglesi, più si rende conto che a Parigi il tempo si è fermato. Per cui comincia a disegnare e disegna una carta, che non esiste più, ma di cui noi abbiamo molte memorie che ce la raccontano, una carta in cui disegna con colori diversi come lui vorrebbe Parigi, come se la immagina questa città che diventerà la città moderna. E succede che Monti del 30, Luigi Filippo, quindi Orléans diventa re, Monti del 48, Luigi Filippo decade, elezioni. Lo vanno a cercare e gli propongono di presentarsi alle elezioni per diventare presidente della Seconda Repubblica. E lui accetta. Arriva un giorno a Parigi, sappiamo anche dove, in un albergo della Rue Richelieu, con una valigetta. Era un ragazzotto piccoletto, cioè un po' con la famiglia da una parte, un po' li raccontano un po' tutti così, e una grande carta arrotolata ed è la sua pianta di Parigi. Diventerà presidente, dopo 2 anni colpo di Stato, diventerà imperatore, avrà tutto quello che serve per realizzare il suo sogno. A quel punto chiamerà, si sbarazzerà immediatamente del primo prefetto, il prefetto Berger, perché era una persona molto per bene, che stava molto attento alle finanze e che quando ha visto il progetto che aveva in mente per Parigi è svenuto, nel senso sarebbe indebitata la città per secoli. Napoleone III capisce subito che se vuole realizzare il suo progetto ci servono gli uomini giusti, uomini pronti a tutto che lo seguiranno e che eventualmente troveranno i modi, che crederanno talmente tanto nel suo progetto che troveranno i modi per finanziarlo. E così farà fare una specie di casting di tutti i prefetti della Senna e prenderà il prefetto della Garonna, divorato dall'ambizione bonapartista sfegatato, che è Osman, e che metterà a capo di questa amministrazione, dicendogli: bisognerà lottare come un lupo tra le volpi, non mi serve più intelligente, mi serve solo il più forte. E Osman lo sa, quasi due metri di altezza, proprio, si vede in tutti i quadri, lui dominerà completamente la prefettura della Senna, sceglierà i suoi uomini, rivoluzionerà la gestione amministrativa della città e sceglierà tra gli altri questo ingegnere che ha incontrato nella sua carriera precedente e che è un ingegnere dei ponti delle strade, quindi un grande tecnico, ma che non ha un salito di giardino, non gli importa neanche nulla in realtà, e gli spiega che creerà questo ufficio che si chiama il Servizio de Promenade de Plantation, servizio delle passeggiate, delle piantate pubbliche, e che
lo farà, fra virgolette, pescatore di uomini, nel senso farà di lui il capo dell'urbanistica parigina, anche se questo ancora non esiste, perché a partire da questo progetto di verde ricostruirà una città. Allora, sapete tutti che questa era Parigi del Secondo Impero, quindi più o meno Parigi è una carta del 1873, quindi è più o meno Parigi alla fine del Secondo Impero, due anni dopo la fine del Secondo Impero, quindi è una città che viene completamente ristrutturata, riorganizzata, rinnervata, ricreata in tutta la sua viabilità, trattata come un corpo malato che bisogna rivivificare attraverso la circolazione. La circolazione è la parola chiave, circolazione è globalità. Globalità e circolazione, tutto deve essere in comunicazione, tutti i quartieri di Parigi, dai più poveri ai più ricchi, devono essere ugualmente raggiungibili e devono avere gli stessi servizi. E tra le reti che Haussmann realizza c'è quella degli spazi verdi tra virgolette, c'è quella del verde urbano. Allora, questo vedete, una sovrapposizione di ciò che è stato creato solo nel Secondo Impero, la rete continuerà anche la Terza Repubblica. Allora, quando si parla di questa costruzione del verde urbano, dei giardini urbani, non si parla solo di qualche giardinetto, si parla di un sistema scalare di spazi completamente messi in relazione da dei viali piantati. La natura è dappertutto. La natura è uno dei materiali della città. Allora, questo è il principio chiave. Quando noi oggi pensiamo alla natura in città, la natura in città, reintegrare la natura in città, è come se la natura fosse qualche cosa con cui la città non ha mai costruito. In realtà si costruisce con la natura in città solo quando ci si rende conto che la natura è un materiale della città e che soprattutto la natura è un materiale che poteri pubblici, proprio per questo valore civile dell'arte, possono utilizzare per ricostruire la città. Allora, brevemente, qualche valore di questa natura. Intanto è una natura che fa parte del progetto. Allora, qui avete uno spaccato di un boulevard parigino, si tratta qui del boulevard Saint-Germain, e avete la via pubblica con il sistema fognario, il sistema di distribuzione dell'acqua, i vari piani delle abitazioni e il sistema di distribuzione del gas. Allo stesso tempo, mentre si mettevano in essere questi sistemi, si costruiva un sistema di drenaggio interno per piantare gli alberi. Gli alberi di Parigi non sono innaffiati, non li si innaffia, perché c'è un sistema di drenaggio interno che porta l'acqua direttamente alle radici. Tutto è strutturato come un sistema circolatorio in cui la natura non è altro che uno degli elementi costitutivi della città, e non si potrebbe pensare la città altrimenti che così. È talmente integrato che la natura ha un ruolo organizzativo per cui ogni elemento dello spazio pubblico è studiato in rapporto agli edifici, certo, ma in rapporto alla strada, e sulla strada ci sono le panchine, c'è il sistema di illuminazione, c'è il sistema di drenaggio e ci sono gli alberi. Quindi praticamente sono degli elementi che marcano lo spazio pubblico e che definiscono lo spazio pubblico in quanto tale. Allora, se voi, io faccio sempre il gioco con i miei studenti, pensate un'immagine che viene subito in mente di Parigi, aprendo un qualunque sito, ci sono i lampioni, ci sono tutto questo immobili urbani, la panchina, il lampione, la griglia degli alberi, questa tonda che ricopre le radici, e sono degli elementi che sono legati al verde, naturalmente, alla gestione degli alberi, ma che costituiscono la trama urbana e l'identità visuale di Parigi, cioè costruiscono questa città come una totalità immaginata. Cioè la natura partecipa all'immaginario di Parigi e ne fa quello che è oggi. Allora, queste sono due foto che ho trovato nelle collezioni topografiche della Biblioteca Nazionale, sono rarissime perché sono foto degli anni 60 dell'Ottocento, quindi proprio l'inizio della fotografia, e vedete tutte le piantate lungo Senna che prefiguravano già poi le piantate
dei che. E anche quando si tratta di giardini che non resisteranno a tempo, come quelli costruiti per la Tour Eiffel, no? Vedete che si tratta sempre di un progetto che è attentamente studiato. Allora, questo è quello che vedete là, è l'esposizione universale del 1889, la Tour Eiffel, che è costruita per decorare la prospettiva principale, e sotto la Tour Eiffel si costruiscono i giardini. Perché in fondo tecnologia e giardino sono la stessa cosa. Nella città moderna, essendo la natura un elemento costitutivo del giardino, questa natura è una natura tecnologica e fa parte della città. Non si sente questa differenza, anzi, il giardino, ogni parigino deve avere a disposizione un giardino a 300 metri da casa sua, questo è il progetto. Quindi che sia un albero, che sia un piccolo giardino, che sia un parco, tutto deve essere strutturato in questo modo. Quindi non è tanto la campagna in città, è la natura urbanizzata, è la natura che diventa un elemento strutturante della città. Non c'è più alcuna posizione, è perfettamente integrata nel progetto e lo si vede perché guardate queste immagini di Parigi, la Parigi dell'epoca del Secondo Impero, per rappresentare il bel paesaggio urbano, noi oggi non ci verrebbero in mente, ma per rappresentare il bel paesaggio urbano si rappresenta le Bouchemont, con sullo sfondo i camini delle industrie, perché è la città industriale, è la città moderna, è una città che non ha niente a che vedere con la campagna, tant'è che la campagna, peraltro, quando ce la si immagina, è una campagna vista attraverso gli occhi della pittura, è una natura completamente culturale, è la campagna attraversata dal treno. All'epoca si scarta molto, si dice che i parigini adorano avere una casa in campagna, ma non deve essere più lontana di 10 minuti a piedi dalla prima stazione, perché se non si sente passare il treno, l'horror va qui. Nel senso, tutto deve raccontare questa città moderna, e questa campagna non è altro che la campagna come questa della Grenouillère o della Grand Jatte, dove si va a passare la domenica, perché poi si prende il treno e si ritorna subito a Parigi. Il tema del treno, della tecnologia, è presente nella città, sono quello famosissimo di Caillebotte, ma è presente nei giardini anche, perché il giardino, essendo città stessa, mette in scena la città, e quindi avete giardini come questo, che ha una parte, esiste ancora oggi, questo è lo sguardo delle Batignolle, e avete il sistema del treno che passa sul lato sud del giardino, che può essere osservato, c'è proprio una terrazza che è costruita per poterne approfittare. Ancora meglio, alle Bouchemont il treno passa direttamente dentro il giardino e tutto il giardino è costruito per poter osservare tutta questa tecnologia che è messa in scena nei ponti, nel treno, nei passaggi e nelle passerelle. Qui vedete delle immagini. Allora, la città e la natura sono un'immagine del progresso tecnologico che accorcia i tempi. Una delle caratteristiche di questa natura urbanizzata è la velocità. Si crea un giardino in 3 mesi. Qui vi ho messo 2 immagini, vengono dallo stesso giornale, Il Mondo Illustré. Quella del 12 settembre del 63, questa del 16 gennaio del 64. Nel 63 vi fanno vedere il cantiere della città e nel 64 il giardino perfettamente realizzato, con le piante già adulte naturalmente, perché tutto è tecnologico. E questa è la natura che si vuole vedere in città. La natura tecnologica che ha uno strumento, come qualunque altro strumento tecnico, che crea la città moderna. Sono giardini che espongono la natura, sono i grandi studi botanici all'epoca, quindi si riescono a acclimatare delle piante tropicali che vengono esposte sui prati dei giardini come se si trattasse dell'esposizione universale, ma si espongono anche i paesaggi. Anche se il numero dei viaggiatori aumenta tantissimo tra il Secondo Impero e la Terza Repubblica, considerate che viaggiare è un lusso. L'abitante di Parigi, soprattutto nei quartieri popolari, non viaggerà mai, non lo vedrà mai il mare, non prenderà mai un treno che in 2 ore lo porta nei porti del Normandia. Quindi è il mare che verrà ricreato dentro i giardini, perché è un valore civile,
Perché si va a studiare la geografia nei giardini, perché i bambini delle scuole dei quartieri popolari non hanno i libri, perché non tutti possono ancora andare a scuola, fanno dei corsi di geologia e di geografia dentro i giardini dove questi scenari sono ricreati. Allora, all'epoca il non plus ultra del turismo era la Svizzera, allora si smonta un chalet svizzero di Berna, si rimonta direttamente nel Bois del Boulogne per mostrare a tutti che cos'è la Svizzera. E poi tutto ciò che poi diventerà di moda, tutti vorranno una Svizzera. E dunque, le case di campagna diventeranno tutte un po' così, tristemente così, ma vabbè. O se no, è l'epoca di Jules Verne. Bisogna immaginarsi gli altri i sotterranei, quindi si creano nei giardini queste false grotte, queste cascate, ma è anche il grande paesaggio classico, Laura Cara, e quindi si va a creare Tivoli. Il parigino medio che non ha il treno per andare in Normandia non farà mai il Gran Tour in Italia. E allora questo paesaggio delle guide, questo paesaggio immaginato dai pittori, lo si ricrea nei giardini. Allora avete il parco delle Bucciomone ricreato dalla Falaise de Trita. O altrimenti quel piccolo tempio che vedete là sempre alle Bucciomone è una copia, l'architetto dice conforme in realtà, non si sa bene, del tempio di Vesta a Tivoli, il grande paesaggio classico, il paesaggio classico, il bel paesaggio per eccellenza. Allora, quindi questa è tutta una natura creata apposta per la città. Allora, qui avete due immagini satiriche, il borghese parigino che lascia Parigi per andare nella sua residenza di campagna e la mattina si sveglia e c'è la governante a cui chiede di spolverare la natura, perché in fondo la natura è come un mobile della casa, è l'immagine. È l'immagine stessa dell'urbanità ed è l'immagine stessa del vivere comune, perché è lo spazio pubblico, è un luogo del vivere comune, dell'eterogeneità sociale, perché tutti possono entrare nei giardini e quindi tutte le classi sociali possono essere messe l'una accanto all'altra. Allora, senza sognare, nel senso che il ricco borghese, l'aristocratico non va nel giardino pubblico, o ci va magari in giardini pubblici, in quartieri in cui diciamo non ci sono molte fasce popolari, anche se in realtà gli studi adesso ci stanno dimostrando che molto di ciò che si dice di Haussmann è più critica 8-900esca che in realtà. Quindi diciamo che in ogni caso il giardino pubblico dà a tutti la possibilità di avere uno spazio aperto in cui incontrarsi, in cui praticare per esempio lo sport. Lo sport nasce proprio a quest'epoca, allora lo sport è una questione di classe, cioè i primi club sportivi sono quelli del Bois de Boulogne, dunque si pratica hockey, si pratica le corse dei cavalli solo se si appartiene a dei club, ma ci sono degli sport che sono completamente pubblici, a basso prezzo, che possono essere il pattinaggio sul ghiaccio, praticato ovunque, e il calcio, comincerà il calcio proprio alla fine dell'Ottocento al Bois de Boulogne. Allora, questa parte qui, e poi andiamo veloci sulla parte più contemporanea, concludo con questo passaggio di un articolo pubblicato da Zola sulle Figaro nel 1867, un articolo sugli square, quindi questi piccoli giardinetti urbani, in cui Zola dice: il parigino, un amante platonico della natura, rimane estasiato davanti alla cascata del Bois de Boulogne e dichiara in seguito di non avere più bisogno di visitare la Svizzera. In un certo senso visitare una natura preparata e piacevole da guardare, una natura di cartapesta, dipinta e verniciata, che si possa rinchiudere tra quattro file di case. In aperta campagna, sotto il cielo libero, si sentirebbe spaesato, si annoierebbe a morte, preferisce di gran lunga qualche filo d'erba cinto da cancelli e marciapiedi. Questa cosa è interessante perché quando noi pensiamo al giardino pubblico di oggi, non dobbiamo mai dimenticarci che si tratta sempre di una natura, c'è stata sempre della messa in scena, della teatralizzazione della natura che passa attraverso una lente culturale. Allora, in Francia questo tipo di giardino è importante per due ragioni. Perché intanto crea un modello che si sposterà ovunque nel mondo, e
quindi il modello dello spazio verde parigino, pensate alla Montagnola, era già una passeggiata pubblica nel 1700, ma la struttura di certi parchi delle grandi città, compresa quella, sarà poi ripresa su questi modelli che circolano e quindi lascia delle tracce a Parigi, eccetera. Ma dall'altro punto di vista ci racconta anche che quando si costruisce un giardino pubblico lo si fa sempre per rispondere a una domanda, cioè in Francia si fa una domanda e quindi una domanda che prevede delle professionalità. Alla metà dell'Ottocento si crea la prima scuola fondata a Versailles, la prima scuola, quindi siamo nel 1873, che forma dei paesaggisti, cioè che formano un professionista specializzato nella costruzione, nell'organizzazione della promenade, degli spazi piantati urbani. E da quel momento lì il paesaggista è il professionista deputato a questo lavoro. Ancora oggi, la mia scuola, la scuola del paesaggio, che è l'erede di questa scuola, forma dei paesaggisti. Lo spazio pubblico è il lavoro del paesaggista, né dell'agronomo, né dell'architetto, né dell'ecologo, né tutto il resto. Tutte queste specificità sono fondamentali, ma nessuna da sola può sostituire quella del paesaggista, perché il paesaggista è come un po' un direttore d'orchestra che mette insieme tutte queste competenze per costruire lo spazio pubblico. E proprio si parte da questo, che quello spazio pubblico a alto valore civile che è il giardino è un'espressione d'arte. E per fare dell'arte bisogna avere un artista, e quell'artista deve essere formato per. Il paesaggista studia e progetta lo spazio libero, per questo non progetta lo spazio verde, progetta lo spazio libero, perché pensa, il suo progetto parte dalle idee, parte dal concetto dello spazio di tutti, dello spazio comune, e per questo serve una formazione, quella di Versailles però. 4 anni, ma si accede su concorso dopo 3 anni di università. E quindi a partire da qui vi faccio vedere qualche esempio di giardino contemporaneo che riprende tutti questi elementi e che spiega come la natura in città può essere motore di trasformazione della città e motore anche di costruzione della città, articolandosi con la città stessa e non andandole contro e non contrapponendosi. Allora, un caso di scuola, il giardino come strumento per continuare la storia, in questo caso si tratta del restauro del giardino storico, quello delle Tuilerie. In questo caso i paesaggisti che se ne sono occupati hanno scelto di lavorare sugli usi. Vedete, in questo caso avete un giardino storico che è anche un giardino pubblico, e nel momento in cui si opera il restauro non si può non tenere conto degli usi, delle rappresentazioni delle persone che lo percorrono quotidianamente. Quindi invece di riportare l'accesso del tempo all'indietro, cosa che all'epoca peraltro si faceva, i progettisti hanno scelto di conservare le tracce di tutte le differenti epoche della storia delle Tuilerie e di continuare in qualche modo la storia aggiungendo l'elemento contemporaneo. Vi do un esempio. E già abbiamo delle Tuilerie fin dall'epoca del Luigi XIV, c'erano giardini che si esponevano delle collezioni di statue. Sono state poi le collezioni di statue reali che sono state portate durante la Rivoluzione francese, quindi quelle portate via da Versailles e esposte qua. Sono state le statue di Maiol che sono state messe lì, che sono state messe a decorare il giardino nel Novecento, e oggi per esempio è la FIAC, quindi la grande esposizione d'arte contemporanea parigina, ha luogo nel giardino delle Tuilerie, perché si continua una tradizione facendo però del nuovo, non dell'antico. Cioè la storia si continua, nel senso, quando noi operiamo su uno spazio pubblico, un giardino in questo caso, bisogna sempre chiedersi, nel caso di un restauro, che tipo di passato, qual è il nostro rapporto col tempo e che tipo di passato si vuole conservare. Ha senso fare del falso antico o ha più senso continuare la storia facendo del moderno che però riprende il senso dei luoghi?
Allora, il senso del luogo è ancora una volta il valore civile del giardino, nel senso il giardino pubblico vi racconta chi siamo, ci racconta il nostro vivere comune, ci racconta la città con le sue tracce, anche se quelle tracce non ci sono più. E adesso vi do qualche esempio. Allora, questo è un altro parco parigino conosciuto, è quello della Villette. Allora, in questo caso si trattava, la scommessa era un parco che ricucisse delle ferite urbane, nel senso che questo parco si trova a nord di Parigi, di fronte proprio al limite del periferica, della, come potremmo chiamarla, della tangenziale, ecco, una cosa così, della tangenziale, immaginatevi, quindi quartieri sempre più della presi, sempre più sfilacciati fino alla tangenziale, poi la tangenziale, quindi una circolazione importante, un bel segno sulla città e la città che continua dall'altra parte. Allora, in questo caso bisognava ricucire questi due quartieri e nello stesso tempo c'era l'idea di smettere di centralizzare tutto nel cuore di Parigi, ma portare la cultura all'esterno, quindi di creare la cittadella della cultura degli anni Ottanta nei quartieri più meno favoriti della città e costruire grandi poli culturali. E si è approfittato dello smantellamento di un polo di macelli pubblici che erano stati costruiti all'epoca di Haussmann, che sono stati completamente svuotati, mi vengo le parole, scusate, e disabilitati si dice in italiano, comunque liberati in qualche modo. Si è conservata la struttura del macello, perché è una bellissima struttura in ferro, e poi sono articolati diversi luoghi di cultura, la Geode è più conosciuto, poi il Palazzo della Villette, eccetera, e l'idea era di organizzare tutti con un giardino che fosse collante di tutti questi elementi, ma collante anche dei quartieri. Allora, l'idea degli architetti è stato, dell'architetto e paesaggista di Sarah, è stato quello di strutturare il giardino, che vedete non è proprio un giardino facilissimo vista la disposizione degli edifici, di strutturarlo con questo sistema di fabrique, loro le chiamano. Le fabrique sono delle piccole strutture di decorazione dei giardini, quindi di costruire la trama regolare del giardino laddove la trama non c'è, perché è proprio una composizione complicata, e di mettere queste strutture a delimitare la scacchiera del giardino e di farle continuare oltre il periferica. Oltre il periferica il giardino non ci sarebbe stato, evidentemente, ma mettendo le fabbriche in mezzo all'abitato si poteva pensare che in fondo quel giardino, almeno moralmente, attraversasse la frontiera e diventasse un elemento di costruzione della periferia. Il progetto è tanto bello, in realtà poi si è dovuto ragionare con il valore immobiliare al di là della periferia, e quindi non si è fatto. Però tutte le fabbriche all'interno del giardino sono state costruite. Ed è stato uno dei primi giardini ad adeguarsi agli usi. Allora, in questo caso, per esempio, siamo nei quartieri più popolari della città, dove lo sport viene praticato non tanto in palestra, ma nei luoghi pubblici, e era necessario, e quindi un quartiere che era molto frequentato, e quindi un giardino che in teoria doveva diventare un bacino di raccolta sociale, in qualche modo, di incontro sociale. E in questo caso si è scelto di fare delle grandi aree a prato, ma scegliendo un prato fatto apposta per poter giocare a calcio, quindi un prato per degli usi che non erano quelli tipici all'epoca del giardino, ma degli usi che si sarebbero installati subito. E vi invito, se andate a Parigi a visitare il Parco della Villette durante il weekend, assolutamente è una piazza pubblica, ognuno trova uno spazio per un'attività diversa. Stessa cosa nel caso di un altro giardino, invece qui siamo nel parco André Citroën, che è stato costruito sulla zona della fabbrica Citroën,
che è stata messa, che è stata spostata fuori Parigi, e quindi è stato tutto un quartiere che si è ricostruito, un quartiere Nasac, quindi un quartiere con delle case popolari, e al centro della quale si è voluto creare questo giardino. Allora, in questo caso avete ancora un luogo che è una vecchia infrastruttura che diventa un giardino e che nella sua struttura è pensato per far ricordare cosa c'era prima. Quindi i due progettisti, Provost e Clément, hanno adottato nella disposizione del giardino, hanno conservato degli elementi che caratterizzavano la circolazione all'interno dell'area della fabbrica. E poi si sono iscritti nella storia di Parigi, perché questo è un giardino che, come tutti i giardini di Parigi, grandi giardini pubblici di Parigi, tranne le Tuileries, sono orientati verso la Senna, e quindi in questo caso hanno orientato nello stesso modo e hanno fatto un pendant storico con l'altro giardino della Rive Gauche, che è quello del Jardin des Plantes, la cui caratteristica fondamentale deve essere la serra di vetro. Quindi in questo caso hanno fatto la serra contemporanea che si affaccia sulla prospettiva della Senna, proprio per ricordare questa continuità storica di una città di giardini che ha sempre affacciato i suoi giardini sulla Senna. L'infrastruttura può essere anche un'infrastruttura nel senso di una linea ferroviaria dismessa. Questo è il caso della Promenade Verte, della Promenade Plantée, che è stata realizzata alla fine degli anni '80, e in questo caso si è scelto di riqualificare uno spazio di infrastruttura trasformandolo in un'infrastruttura verde. Allora, in questo caso le scelte erano due: o radere al suolo e costruire, o sfruttare il dislivello di questo braccio della ferrovia che arrivava all'imbarcadero della Bastiglia per costruire un giardino in altezza, su terrazza, e sfruttare anche la forma stessa dell'infrastruttura, perché in questo caso i progettisti Mathieu e Virgili hanno costruito tutto un giardino che si snoda, vedete, in linearità, e quindi hanno inventato tutto un vocabolario, hanno ripreso tutto un vocabolario dei giardini storici, che quelli in particolare dei giardini ispano-moreschi, per lavorare attorno al tema della serialità del giardino. Questo permette anche di costruire una passeggiata sulla città che vi permette di guardare tutto ciò che c'è attorno a un livello superiore. Quindi siete in realtà al terzo piano delle case e avete un'immagine, cioè la città è attorno a voi, quel giardino è costruito con la città, non contro la città. E se la città non ci fosse, quel giardino non avrebbe senso, perché tutto il paesaggio, esattamente come all'epoca di Osmano, sono giardini che fanno risorgere epoche molto, molto lontane. Allora, questo è un giardino che ha vinto tantissimi premi e che è da poco terminato. Qui si sono spostati, non so più a Parigi, ma siamo a Nizza, è la Promenade du Paillon, e che è considerata oggi la promenade urbana la più frequentata in Europa. L'agence è quella Penat & Penat, allora Michel Penat in questo caso ha deciso, allora, il tema di questo parco. I due quartieri di Nizza si fronteggiavano su un terreno, su una serie di terreni non meglio utilizzati, e c'era la Nizza bene e i quartieri più popolari, in qualche modo, i quartieri più popolari e meno curati dal punto di vista urbano, e in questo caso si contrapponevano. Allora, il giardino può essere un strumento per ricucire le trame della città, iscrivendosi però nella sua storia. Allora, in questo caso il tema del progetto di Michel Penat è stata la scoperta che in tempi molto antichi passava proprio da di lì un fiume che si chiamava il Paillon. Naturalmente non si è trattato di scavare, di far tornare alla superficie il fiume, ma attraverso l'idea del fiume che attraversava la città e quindi in qualche modo univa le due rive, che non le contrapponeva, si poteva creare un giardino che fosse come un fiume verde che riarticolasse i quartieri della città. Quindi la scommessa è stata fatta su tre, inizialmente il sindaco di Nizza, quando ha visto anche il prezzo dell'investimento pubblico, era molto importante.
importante, quindi si è organizzato il cantiere in tre tranche, ma ha funzionato talmente bene la prima che alla fine si è deciso addirittura di continuarlo al di là del progetto iniziale. E oggi Michel Penat ha creato proprio 6 mesi fa la sua fondazione del paesaggio proprio a Nizza, perché Nizza è diventata una delle città faro, ha vinto il premio europeo del paesaggio negli ultimi anni e ha creato una fondazione proprio per studiare i giardini pubblici e il progetto del giardino pubblico. Il giardino è un'infrastruttura, anche quando è pubblico è all'interno un'infrastruttura, come in questo caso siamo sul tetto della Gare Montparnasse, questo è il giardino atlantico, sempre di Michel Penat. E in questo caso è un giardino che accompagna il viaggiatore, cioè un giardino che dovrebbe farvi pensare esattamente come i giardini dell'epoca di Haussmann al mare. Ci sono tutta una serie di elementi che ricordano la Normandia e questo è fatto perché, cioè, questo progetto nasce dall'idea che siccome la Gare de Montparnasse è la stazione che porta al nord della Francia, cioè in realtà si racconta il paesaggio del nord della Francia, la Normandia, Bretagna e le regioni limitrofe attraverso l'esperienza iniziale del giardino. Allora, sempre Michel e Christine Penat hanno disegnato l'aménagement del tramway dei Maréchaux. I Maréchaux sono come i viali a Bologna, ecco, la stessa cosa, la stessa identica cosa. Quindi dei corridoi di macchine che avvolgono la città e a un certo punto per certe zone si è deciso di investire trasformando, cercando di introdurre una circolazione dolce, vari tipi di circolazione, quindi la circolazione delle macchine, la circolazione dei tram elettrici e la circolazione dei pedoni, la circolazione delle biciclette. Allora, in questo caso, come organizzare la circolazione urbana? Riutilizzando degli strumenti che vengono anche lì ancora da Haussmann, riutilizzando il verde, gli alberi, in questo caso il prato, per diversificare lo spazio. Quindi qui avete lo spaccato dell'organizzazione e effettivamente tutta la parte del tram elettrico, tutte le rotaie sono fatte su prato. Quindi avete degli alberi da una parte e dall'altra e la parte centrale è solo prato, sulla quale è anche molto bello da vedere, non frequento spesso questo quartiere, perché sembra un giardino sul quale scivola un autobus che essendo elettrico peraltro è anche molto silenzioso. Allora io finirei invece facendovi vedere un giardino che ha un giardino, ma non nella parte di giardino che è proprio giardino come ci se la immagina, e che è un progetto di Michel Courajoux. Allora Michel Courajoux è un gran premio internazionale dell'urbanistica e del paesaggio, ci ha lasciato nel 2014 ed è uno dei fondatori della scuola del paesaggio e questo è uno dei suoi progetti più famosi, è Miroir d'eau a Bordeaux. Non so se qualcuno conosce Bordeaux. Allora, questa piazza era... Allora, Bordeaux è una città che è sulla Garonna e poi sì, all'interno di un golfo, insomma, è complicato. Comunque, questa piazza era di fronte a un porto commerciale che una volta è stato abbandonato e questo porto commerciale aveva una... Nell'Ottocento invece era estremamente attivo, quindi si erano costruiti a fronte del porto tutta questa infilata di palazzi fra il 700 e l'800, questo è Robert Descotes per esempio, la piazza della Borsa, questi palazzi estremamente prestigiosi che accoglievano le navi che arrivavano a Bordeaux. Siccome il porto non si utilizza più, tutto questo fronte mare, fronte fiume, bisogna vedere come lo interpretano, non serviva più tanto. Tanto che questa piazza era diventata un ampio parcheggio. Aveva perso completamente il rapporto con l'acqua, aveva perso gli edifici, avevano perso anche il loro valore storico e si trattava di reinventare questo spazio pubblico. Allora, lo spazio pubblico quindi dovete immaginarlo nella totale linearità, nella quale in questa linearità, fra l'altro, si è costruito il treno elettrico che passa. Adesso non so se... Vi ho messo una foto. Allora, in questo caso il paesaggista che cosa ha fatto? Ha introdotto il giardino attraverso il linguaggio del giardino, senza introdurlo totalmente, cioè, nel senso ci sono delle rivoli, sì certo, però come vedete in questa parte non ci sono alberi. E però è un giardino, cioè uno spazio pubblico nel senso del giardino, perché ha riutilizzato un linguaggio che è quello del giardino classico.
Quando parlo del giardino classico intendo il giardino francese del 700. L'utilizzo dell'acqua per catturare il cielo, cioè per integrare all'interno del giardino ciò che è impossibile da costruire, da progettare, il cielo. Cielo siamo tutti d'accordo che è natura, come l'acqua. Quindi non mi sconvolge se vi dico che in fondo in qualche modo questo è un giardino, almeno simbolicamente. Allora, catturare il cielo all'interno del giardino è uno degli elementi tipici del giardino seicentesco, perché il giardino seicentesco utilizza questi grandi piani d'acqua e sono dei gesti estetici di estrema raffinatezza, perché un piano d'acqua di remontro può essere fatto così, tanto quanto basta per riflettere il cielo, quindi per introdurre il movimento del cielo all'interno del giardino e trasformarvi completamente la visione dello spazio. Allora, qui vedete la piazza della Borsa, in cui Michel Penat non ha fatto altro che costruire queste cose che sono in tutti i giardini, cioè in tutte le piazze pubbliche ormai, un po' senza senso e un po' fuori contesto, cioè ha costruito una piazza lastricata con delle uscite d'acqua, piccole uscite d'acqua, dei bollori, si dice in italiano, delle gargouilles in francese, o gargotte. Quindi un po' d'acqua che esce, appena un centimetro o due, che trasforma questa piazza nel cielo. Ed è lo stesso principio di Vaux-Vicomte. Questo è un bacino d'acqua di fronte al castello di Vaux-Vicomte che non è più alto di 10 centimetri. Io ho messo questa, una foto che ho fatto il mese scorso. Qui siamo a Trianon e questo è i giardini del Trianon, visto cioè, i giardini andrebbero ormai visti a mezzogiorno di quando c'è il sole, proprio per vedere il movimento. Allora, vedete, questo giardino in fondo si riassume tutto del movimento del cielo che è all'interno del giardino, per cui siete nel riflesso totale. Allora, io vorrei concludere facendovi vedere due filmati di qualche minuto che abbiamo riprodotto in una mostra che è stata, abbiamo organizzato che Michel Penat e Michel Douillet, che erano i direttori della mostra, hanno organizzato alla Cité de l'architettura a Parigi nel 2012 e che si chiamava La Ville Végétale, cioè l'integrazione perfetta della natura della città. E in questa Ville Végétale avevano messo dei filmati che mostravano l'integrazione dei vari elementi naturali, l'acqua, il cielo, il vegetale, all'interno della città, spiegando come in fondo c'è un vocabolario, che è quello del giardino, che serve ancora per progettare la città e che serve non solo per progettare il verde, come si dice oggi, ma per progettare la città più pura, per immaginare una città che è una città giardino, cioè che è una città del vivere civile, cioè una città del valore civile dell'arte del giardino, che è vivere comune. Allora, il primo filmato è un filmato fatto da una telecamera fissa sul Gran Canale di Versailles 24 ore. Quella è l'arte di Lenotre. Come Lenotre ha creato la prospettiva nei giardini di Versailles, catturando il cielo, in un giardino che erroneamente si pensa essere un giardino semplicemente geometrico, in realtà è un giardino sempre in movimento, e come Michel Courajoux, che ha sempre detto di essere un allievo di Lenotre e di avere imparato tutto da lui, ha preso questi elementi e ha creato uno spazio pubblico a Bordeaux, Bordeaux capitale della cultura, Bordeaux è una delle città più turistiche di Francia in questo momento e questa piazza è una delle città e delle piazze oggi frequentate in Europa. Quindi ha reinventato completamente questo spazio pubblico con tutti gli usi, che sono a volte anche usi ludici. Quindi io ve lo lascio guardare, vi saluto qui, adesso vi metto il disco e poi dopo, se avete delle domande, sarò felice di rispondere. Allora, vediamo un po' qua. Allora, nella mostra non avevamo il sonoro, quindi nel silenzio. Potevo mettere una musica, ma qualunque musica avrei scelto, vedrete, è inutile.
veramente benissimo gli spunti, mi sembra che ne raccolgo uno in una battuta. Con queste riflessioni di Chiara ci aiutano a comprendere meglio i significati di quello che abbiamo attorno e che attraversiamo quotidianamente, perché in tutte le città c'è più o meno, diciamo, queste esperienze sono state fatte, e solo capendo i significati di quello che abbiamo attorno possiamo dare senso alle azioni che noi facciamo come amministratori pubblici, come professionisti, come docenti. Se non facciamo questo percorso, la nostra azione è senza senso, senza valore. E quindi grazie davvero per tutti questi spunti. Però, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo prima che qui chiudiamo, se ci sono delle domande, io approfitterei della professoressa Santini. Osservazioni, domande, curiosità, forse magari lo chiedo io con qualche riferimento bibliografico, da non perdere. Una prima domanda, seconda domanda, quando torni? Non so se ci sono delle domande. Beh, intanto grazie, perché è stata veramente una cavalcata bellissima. E mi è piaciuto molto soprattutto l'accento che ha posto sul ruolo sociale ed etico di questo mestiere, delle quali sono assolutamente convinta, ma che soprattutto nel nostro paese, assolutamente nel nostro paese Italia, considerando che ormai il nostro paese è assolutamente non considerato e non valutato. E quindi questa come considerazione generale. E poi invece una domanda più tecnica, pragmatica, sul gestione e la manutenzione. Cioè Parigi e la Francia in generale ha fatto investimenti imponenti sul progetto di paesaggio, in alcuni casi anche però poi con delle difficoltà successive. Penso a Parigi, alcuni giardini nel corso degli anni che insomma, difficoltà che si sono avute, difficoltà che però per esempio invece con Nizza, lo diceva prima, e ho avuto la fortuna di rivederlo l'anno scorso, cioè, il problema della gestione della manutenzione sembra almeno adesso assolutamente considerato secondario, nel senso che è più importante il ruolo sociale di quello spazio che non il costo economico di quella gestione. Allora così un po' di considerazioni su questo. Allora il problema è che quando il paesaggista consegna il progetto lo consegna all'amministrazione pubblica. Allora, con questo non voglio dire che l'amministrazione pubblica non sia in grado di prendersene conto. Purtroppo spesso l'amministrazione pubblica deve fare i conti con un budget che non è quello che ha avuto il paesaggista per realizzare il progetto, e quindi con una mancanza di mezzi che non permette di gestire come il paesaggista l'avrebbe immaginato quel giardino. E, a volte si tratta di una mancanza di, la maggior parte dei casi si tratta di una mancanza di mezzi, a volte si tratta di una mancanza di competenze. Questo viene anche dal fatto che i tecnici vanno formati e l'amministrazione pubblica dovrebbe mettere tutti i tecnici nella misura di poter essere formati a quel tipo di manutenzione. Allora, nel caso di Nizza l'investimento è stato molto importante da parte del sindaco, che ci crede tantissimo e che in seguito a tutti i premi che ha vinto, nazionali e internazionali, e del successo di questa promenade, quindi del successo anche turistico, proprio ha capito che è un investimento sociale, cioè diventa un investimento non solo urbanistico, ma urbanistico nel senso più nobile del termine, cioè nel senso dello studio della città per tutti, come luogo di tutti, lo spazio pubblico come luogo di tutti e non come luogo di nessuno. Quindi proprio è il principio completamente diverso. Allora, a Parigi in questo momento la battaglia è rude, e diciamo che
le logiche di questa amministrazione pubblica non premiano i giardini storici, ma favoriscono dei discorsi che a volte, cioè, favoriscono dei discorsi che hanno un fondamento ecologico, eccetera, ma che sono a costo zero in realtà. Quindi politiche a volte, diciamo, si spende meno in manutenzione, si fa molta pubblicità per far credere che si facciano altre cose, ma in realtà si fanno interventi anedotici che sono volti a fare molta pubblicità e nascondere quello che non si fa più. In realtà la scuola dei tecnici parigini è una scuola che nasce con Haussmann, e fino a 30 anni fa la Mairie di Parigi aveva dei servizi tecnici assolutamente d'eccezione. È una battaglia quotidiana in questo momento. Ma lo posso fare anche a voce, tanto, ma è una curiosità nei retaggi storici. A Bois-Chamont è vero che è un primo parco ecologico perché era stata costruita e realizzata sui residui, diciamo, delle dismissioni, quello che era praticamente la distruzione della città storica di Haussmann. No, allora Le Bouchemont, allora il parco così era Montagnola, però che è assolutamente un parco ecologico. Però prima. Allora, Le Bouchemont erano delle cave. Allora, Le Bouchemont è una storia tristissima, e anche lì è il marketing urbano. Adesso oggi non ho potuto parlare, quando sto studiando questo periodo, e è impressionante perché si vede proprio come nasce il marketing urbano e la pubblicità per il turismo. Allora, Le Bouchemont si trattava di cave, quindi terreno non edificante, già, quindi il valore immobiliare è bassissimo. Al centro di un quartiere popolare, che si sarebbe voluto sviluppare, ma un terreno non edificante al centro di un quartiere popolare e con una reputazione terrificante, perché era stato dal Medioevo in poi il luogo in cui si esponevano i condannati a morte. Quindi le impiccagioni venivano realizzate lì, si andava a vedere, poi si lasciava l'impiccato per giorni, eccetera. E poi era diventato il luogo su cui si portavano tutte le immondizie della città, tutte quelle che erano aperte, le bu, cioè immondizie varie, tant'è che l'odore del Bouchemont era conosciuto, e a volte ci si lamentava dal Louvre stesso, si sentivano le zaffate che arrivavano, poi tutte le città d'Europa hanno un'organizzazione dei quartieri est-ovest che l'avrebbe raccontata. Vabbè. E poi continuava ad essere un luogo di raccolta di criminalità di varia, perché con queste cave. L'idea del Secondo Impero è stata di trarre profitto, come in molti casi, perché quando si parla della costruzione di questi giardini bisognerebbe sempre tenere conto di calcolo costi-benefici. Si costruisce su degli interstizi urbani o dei luoghi che non sono, che hanno un costo zero all'immobiliare, e si trasforma in giardino, sapendo che il giardino poi è un motore di crescita di tutto un quartiere. Quindi il caso delle Bouchemont è proprio un caso di scuola, luogo in cui non si può costruire, quindi perso per la città, in cui si fanno però grossi investimenti per costruire il bel parco, sperando che i ricchi borghesi dell'Ovest sposteranno le loro residenze all'Est. Assolutamente no, perché non c'è nessun tipo di... cioè, benché la città si voglia una città per tutti e ugualmente raggiungibile, non c'è nessun tipo di coesione sociale. In realtà i ricchi rimangono a Ovest e i poveri rimangono a Est. E quindi però questo quartiere un po' alla volta si popola, e oggi di tutti i quartieri dell'est parigino, ma anche di tutti i quartieri di Parigi, l'immobiliare delle Bouchemont è uno dei più alti, perché appunto il giardino è anche motore di sviluppo urbano e quindi di qualità dell'abitato. Volevo sapere il tuo pensiero su questo aspetto. Se prima hai detto che è una battaglia quotidiana, la battaglia delle risorse lo è ultimamente, e questo è un aspetto, ma non so se dal tuo punto di vista ci sia anche una battaglia culturale da fare,
Mi sembra che, ne discutevamo un po' anche ieri, che in questi ultimi anni si riescono a ottenere attenzione e risorse se si pone al centro del ragionamento anche della città il tema ecologico e quindi tutto ciò che è legato al benessere dell'uomo inteso come salute, quindi sì, più legato alla condizione ambientale e quindi tutto ciò che ha una valenza ecologica può avere più attenzione, quindi la strada è quella, è come se non fosse più possibile affermare che si impegnano risorse pubbliche per fare operazioni di arte, per quanto civile. Abbiamo una nuova porta d'ingresso, quindi appunto non cultura ma salute. La percepisci questa cosa? È profondo, non solo sui titoli di giornale, cioè orienta le scelte politiche, è ancora possibile fare operazioni puramente culturali, quindi anche artistiche, come ce l'hai spiegato, quindi il valore civile dell'arte. Sì, è possibile, ma sempre articolandole con un discorso ecologico. Però il discorso ecologico in realtà è un falso problema. Nel senso, non è che prendendosi cura del Bois de Boulogne non si lavori per l'ecologia e per lo sviluppo della biodiversità. E, diciamo che la cosa che mi sembra molto più, come dire, che venda molto di più è l'estetica di un certo tipo di giardino. Allora, il Jardin Partagé, per esempio, l'orto urbano, la friche, cioè, tutto ciò che sembra spontaneo. Il giardino costruito come giardino pubblico dell'Ottocento non piace, quindi non si investe lì, si investe in altre cose. Quindi non è un fatto, cioè, un fatto culturale profondo, più di linguaggio, che adesso sì, parla più di linguaggio bauderistico, sì, della spontaneità piuttosto che della grandezza. Sì, diciamo che quando il discorso si articola molto, noi abbiamo una visione molto molto critica, ecco, adesso per non per sbottonarmi, ma l'idea è che, per esempio, la continua pubblicità di bisogna ritrovare la natura in città mare, ma la natura non è in città per essere consumata, cioè non è un bene di consumo. Cioè, il giardino dell'Ottocento è un giardino che si osserva. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto semplicemente dicendo che nel giardino dell'Ottocento si va nel giardino, ci si siede su una panchina e si osserva il giardino e si approfitta della natura. E non ci si lamenta che non c'è la natura perché non si può andare a fare il picnic sul tratto, ci si lamenta invece nella chi si vede perché il tipo con la carrozzina passa con la carrozzina sul bordo del prato e rovina il prato. Invece il prato appartiene a tutti, perché nessuno ci vada, perché è la contemplazione estetica di questo tipo di natura che fa di quel giardino un bel giardino. Allora, quindi non è che la natura non ci sia, la natura c'è, ma è l'uso che si vuol fare della natura che non è compatibile ecologicamente anche con la conservazione del giardino. Per cui il grosso problema che si è apparito in questo momento è che chiedono giardini, ma non vogliono giardini, vogliono prati dove fare picnic. Allora, forse bisognerebbe intendersi sulla domanda, se vuoi il prato in cui fare picnic, non c'è bisogno di costruirmi tutto un discorso spiegandomi che salverà il pianeta, perché vuoi solo un parco per usare la natura. Cioè, vuoi che la natura diventi una struttura urbana di consumo, che non è la stessa cosa di un valore estetico. E vuoi anche che sia un po' tuo, nel senso che, per esempio, sono molto critica adesso a Parigi i cittadini possono chiedere di adottare un albero, quindi si tolgono le griglie che coprivano dall'epoca di Haussmann le radici degli alberi e i cittadini possono piantare. Perché no? Cioè, se si considera che quel tipo di estetica della città non piace più e che una città in cui si pianti
piantano dei fiori o piante di un diverso genere, e i piedi degli alberi sia più bello, corrisponda più a un'estetica contemporanea e a un'estetica più spontanea, perché no, non è quello il problema. Il problema che le domande che mi pongo è: ma perché lei deve fare il cittadino? Cioè, perché non è il potere, cioè, perché non è il pubblico che si occupa dello spazio pubblico, che si occupa anche di cambiare questa estetica? Cioè, non è che sotto col pretesto di rendere più naturale la città stiamo demandando al privato qualcosa che dovrebbe essere di competenza del pubblico? Prima domanda. E seconda domanda: chi controlla poi che lo spazio pubblico sia ben conservato? Cioè, se lo spazio pubblico è lo spazio di tutti, a me è un problema pensare che ci sia qualcuno che coltiva gli alberi come se fossero i loro, e che poi si prende cura di quest'albero nella misura in cui ne ha voglia o no, perché è quello che si vede a Parigi, è che all'inizio funziona molto bene, poi si parte per le vacanze e quell'albero diventa una, prima una steppaglia e poi diventa una pattumiera. Allora, in quel caso, di chi è la responsabilità? È uno spazio pubblico, è lo spazio di tutti noi. Non è uno spazio di uno di noi, non è individuale. A me questa intromissione dell'individuo nello spazio pubblico mi crea problema, perché considero che è una proporzione di debito di qualcosa che appartiene a tutti. Questa è una riflessione molto interessante e che si può estendere, diciamo, al concetto di bene comune, ci vorrebbe un'altra conferenza. Aggiungerei a questo anche un'altra riflessione che ha fatto anche di recente il professor Balzani quando abbiamo fatto l'incontro con i musei del sistema museale regionale, e che è cambiata anche la prospettiva del perché si fanno delle azioni. Cioè, quando alla fine dell'Ottocento si sono progettati e realizzati i grandi giardini urbani, si pensava alle generazioni future, cioè, si pensava ovviamente alla città contemporanea, si aveva una visione verso il futuro. E quando si coltiva l'aiuola sotto l'albero, e la coltivo io perché così passo anche il tempo e mi diverto, è tutto proiettato su di me, cioè la patrimonializzazione su di me e non sulle generazioni che verranno. Cioè, non c'è un'idea di futuro, c'è solo un'idea di presente. Quindi c'è anche questa dimensione temporale che sta un po' invadendo il nostro modo contemporaneo di concepire questi processi di patrimonializzazione, perché in fondo un cittadino che si prende cura di un albero è una sorta di patrimonializzazione, perché quell'albero diventa importante e entra a far parte di una sfera di valori. Però se questa patrimonializzazione è solo basata su di me, su questo momento, su quello che mi piace fare fino a luglio, perché poi dopo ad agosto mi sposto da un'altra parte, e allora questa dimensione anche temporale che io lo sto facendo per me e non per la collettività proiettata sul futuro, questo anche molto, è uno scarto importante, cioè che influisce tanto. Cioè, credo che una piantata, si dice in italiano, una piantumazione pubblica sia un patrimonio. Prescindere, cioè, è un patrimonio di tutti, cioè lo spazio di tutti. Quindi se qualcuno vuole spendere il suo tempo per occuparsi dello spazio di tutti, d'accordo, ma nel limite di ciò che avviene per tutti. Cioè, la cosa che si vede a Parigi è che prendi l'albero e pianti le piante, i fiori, poi passa il passante, ti ruba i fiori e ti dà fastidio. Quindi comincia a mettere dei cartelli per dire smettete di togliere i fiori da questo albero. Poi però quello non funziona, quindi cosa si mette? Avendo tolto la griglia che, oh mio Dio, soffocava le radici, il passo, vabbè. Cosa si fanno? Staccionate attorno all'albero per delimitare lo spazio pubblico rendendolo semi non si sa cosa. Nel senso, c'è come un cortocircuito quasi di diritto in questa storia. Per fortuna non ha sortito meno successo di quanto non si creda. Grazie, mi associo al ringraziamento.
Una domanda che viene solo da vedendo le condizioni del spunto del filmato di Pinati, che è bellissimo, da una parte l'enorme che di fatto fonde i suoi effetti sul vento, sulla luce, su poco più, dall'altra parte invece sulla Garonne, uno sfoggio in tecnologia per riuscire a ottenere quei risultati, clamoroso perché poi compagina in qualche bar, qualche via, no? Dove sta il fatto il progettismo? Verso quella dimensione là, quella della tecnologia applicata a ottenere questi effetti che certo echeggiano, sicuramente è noto, ma sono molto, molto, molto distanti, oppure anche in questo campo si sta assistendo, come accade in tante branche della modifica del paesaggio, e del paesaggio urbano specialmente, verso la scoperta di tutte quelle tecnologie a basso profilo energetico che permettevano di raggiungere risultati clamorosi in assenza della possibilità di bruciare quei lavori, perché qui questa è stata la differenza sostanziale, non tra il passato pre-industriale e la qualità. È una domanda che mi è sorta spontanea per il filmato. Allora, direi che il rapporto tra... Allora, quando si pensa che il Gran Canale di Versailles è un oggetto di tecnologia estrema per il 600, a tal punto estrema che tutta l'Accademia delle Scienze ha dovuto studiare una livella apposta, e i lavori di misurazione, prove, controprove, scavi, controscavi, circolazione dell'acqua all'interno sono stati colossali. Quindi è completamente iscritto nello stile di Le Nôtre il lavoro di Michel Courajoux, perché siamo nello stesso sfoggio tecnologico, mutati spontanei naturalmente, 600 anni 2000. Il paesaggismo no, va verso un utilizzo molto più cosciente delle energie, questo è chiaro. Quindi, per esempio, i progetti della, non so, mi vengono in mente alcuni progetti di Michel Pénard, i progetti della Agence Terre, che sono tutti per la riutilizzo e la circolazione dell'acqua in delle zone che sono state relativamente modificate in modo che si crei movimento senza però perdere l'energia, eccetera. È chiaro che si deve articolare sulla base di questo tipo di delle esigenze ecologiche, si deve riarticolare con gli aspetti del banco. Okay. Quello che dicevo a proposito degli alberi, che sono ossessionata proprio dell'albero, che terrei specificabile, il problema dell'ecologia è un problema reale e primordiale, ma di cui bisogna prendere conto nell'interno del progetto e non con questi piccoli mezzucci che alla fine non servono a granché. Ecco, in questo senso qui, cioè non è che sia contro l'approccio ecologico, anzi assolutamente deve essere un approccio che ormai è cardine in qualunque progetto, ma non bisogna fare della demagogia su questo tipo di esigenze che sono fondamentali. Su questo c'è un bel po' di pensiero di tutti i 40 anni sulla sussidiarietà. Questo ovviamente è un discorso che va molto di là. Credo che questo ricorso al concetto di sussidiarietà sia legato alla diminuzione delle risorse, cioè sostanzialmente la politica ha trasformato il concetto di sussidiarietà nella possibilità di ridurre e di tagliare i fondi su certi investimenti. Lo devo ai cittadini, cosa fanno i cittadini? Mi riguarda a un certo punto, perché tanto sono responsabili di se stessi. Io posso tagliare finanziamenti su alcune cose, lo risolvo in qualche maniera, quello dicendo ai cittadini siete liberi di fare quello che volete. È una forma di dire, però la cosa è scritta da Maastricht in avanti, tutti i trattati europei, e io trovo che sotto alcuni aspetti sia interessantissima questa cosa, cioè la possibilità di riavvicinare cittadini al patrimonio sarebbe uno degli obiettivi, perché per lungo tempo questo paese e la Francia, similmente perché hanno una concezione molto simile della centralità del potere, ha funzionato per sollevare i cittadini dalle responsabilità rispetto a quello che gli stava a cuore, sarebbe dovuto stare a cuore. Poi certo, non è il sollevamento della griglia la soluzione, questo è fuori dubbio, perché tutto questo richiede pensiero. Il pensiero non si è legato, in questo paese non c'è un pensiero di questo. Però io trovo che, ecco, come al solito, i fenomeni sono sempre ambivalenti, questo è uno dei fenomeni che possa essere letto da due punti di vista. Da un lato c'erano i cittadini che si interessano del piede dell'albero,
sbagliando, poi perché poi sono indotti sbagliando, sulla centralità del potere potremmo scrivere numerosi trattati, e dall'altra parte però questa cosa non può essere abbandonata semplicemente alla volontà dei cittadini, perché altrimenti poi rischi di fare danni, appunto. Chiede di avere, di poter curare i piedi dell'albero, l'ho fatto con tutte le migliori intenzioni del mondo. E questo è il punto. Il punto è che si lascia credere al cittadino di potersi prendere cura della natura in città come professionista. E questo a noi pone un grosso problema. Cioè. Beh, potrebbe essere guidato dai professionisti. Cioè ci sono già esperienze in questo senso. Cioè il cittadino si prende cura del verde pubblico guidato però dal professionista. Sì, ma in questo caso credo che siamo in un'altra tipologia ancora. In questo caso c'è la volontà del potere pubblico di integrare il cittadino in un'azione del potere pubblico. Sì, quindi il potere pubblico rimane. Cioè il potere pubblico nel senso della lotta. Cioè, poi detto così, ma il potere pubblico sia negativo. Cioè, io credo sia molto positivo perché noi come cittadini a questi tecnici il potere di gestire, però potremmo essere integrati in azioni di gestione del verde che non siano invece semplicemente essere lasciati allo sbaraglio, certo, perché vi pare, tanto ormai no, potrebbe essere prezioso l'intervento del privato, però guidato da una mano sapiente e pubblica. Questo è un fatto. Volevo dire un'altra cosa. Lei parlava di progetto paesaggista come progettazione dello spazio libero, e io aggiungerei anche paesaggista come creazione di nuovi paesaggi. Certo. Perché il paesaggista deve creare nuovi paesaggi. Certo. E mi è piaciuto molto il progetto di Bordeaux con l'acqua nella pianta, ma credo che qui non ce lo lasciano fare mai. Allora, io ho visto a Cesena, in città della quale sono nata, una piazza costosissima con questa, appunto, questo allora, dal parco si trova in poi, quando si prende una piazza piana con i getti d'acqua che fanno i giochi, e si può correre in mezzo per non bagnarsi, poi si fanno i giochi di luce, questo è diventato, cioè, la quintessenza del paesaggismo. E allora si trovano dal parquet del centro commerciale in Francia come in Italia. Nella mia città, Cesena, hanno fatto un po' questa cosa qua, che funziona, con risultati estetici opinabili, però diciamo così. Cioè, perché si usa l'acqua con un senso, quell'acqua è lì per riflettere delle facciate di Robert de Cotto, cioè con tutta una citazione del giardino classico. Quando quel senso non c'è, si può fare magari altro. Insomma. Per non parlare della manutenzione, perché se nell'acqua non c'è la manutenzione. Poi l'acqua impone anche problemi oggettivi di depurazione, che sono per una gestione pubblica è un posto senza fondo. Esatto. Per utilizzare un'immagine alta e alta. Io mi avvicino perché qui dobbiamo chiudere e quindi sono costretta a correre.